A Belin, piccolo villaggio della West Bank vicino a Ramallah, ogni venerdì da 5 anni gli abitanti si riuniscono dopo la preghiera in segno di protesta. Persone che hanno visto le loro terre confiscate per la prevista costruzione del muro marciano per far sentire la loro voce contro l'occupazione, contro la costruzione di nuove colonie e contro i nuovi confini tracciati dal governo israeliano. Alla marcia settimanale si uniscono sempre attivisti israeliani internazionali, la cui presenza oggi ha un nuovo significato. Dopo più di 10 giorni di guerra a Gaza e centinaia di morti, i manifestanti sfilano indossando abiti simili a quelli degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. La stella gialla di Davide è sostituita da una piccola cartina con la forma della striscia di Gaza. Il messaggio simbolico serve per ricordare al mondo la tragedia dell'Olocausto e la promessa fatta dalla comunità internazionale di non permettere più simili genocidi. Una promessa infranta dal silenzio degli stati che assistono ai massacri di Gaza senza intervenire. Vengono intonati cori di resistenza, sventolano le bandiere palestinesi e si intravede qualche bandiera del Venezuela. In questi giorni il presidente Chavez ha allontanato gli ambasciatori israeliani dalla capitale, in segno di sostegno alla popolazione palestinese. È stata l'unica azione concreta di un governo. La maggior parte degli stati si è di fatto limitata a una condanna morale. Appena i manifestanti raggiungono la rete metallica che segnerà il tracciato del muro, i soldati intimano loro di allontanarsi. Dopo pochi secondi viene attivata una sirena assordante per disperdere il gruppo. Il suono penetrante si protrarrà per tutta la durata della manifestazione. I manifestanti si rivolgono direttamente ai soldati israeliani di guardia per ricordare ai militari quello che i loro antenati hanno vissuto nei campi di concentramento nazisti. Proprio chi ha subito una delle maggiori ingiustizie della storia dell'umanità, ora veste i panni del carnefice. I manifestanti si rifiutano di allontanarsi. I soldati israeliani iniziano un massiccio lancio di gas lacrimogeni e alcuni palestinesi rispondono gettando sassi. Negli scontri restano feriti un fotografo di Al Jazeera e 3 bambini, Nashmi Abu Rahma, Yaseh Ashal e Mahmoud Yassin. Yes, sir.
I soldati valicano la recinzione e si scagliano contro i manifestanti. Il gruppo si disperde. L'ennesima manifestazione non violenta si conclude con degli scontri. L'appuntamento è per il prossimo venerdì.